Basta. Sono stanco di essere messo continuamente alla prova. Stanco di questi silenzi e della tua indifferenza. Noi siamo costretti a scegliere e imporre dei sacrifici per quanto riguarda gli altri interessi pur meritevoli di tutela. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione «Io resto a casa». Giada, vuoi un po' di pasta? No, grazie. Se vuoi sali. Grazie mille. Buongiorno. Che c'è? Niente. Ma perché mi tieni sulle spine? Ieri non hai voluto neanche toccarmi, oggi non posso manco darti un bacio. Ma che cosa sono rientrato a fare? Ho bisogno di tempo. Prima di tornare alle nostre abitudini. Lo riesci a capire? Ti riesci a mettere per una volta da parte? Sì, va bene, lo capisco, ma se volevi la mia distanza, tanto valeva che ti lasciassi da solo, no? Mi faceva tenerezza che te ne andassi. Capisca quanti passi fatti in fretta quando hai fame. Non basta una fetta, ho preso tutta la torta. Ora butta la pasta, dalla parte del torto alla parte del basta. Quando c'eri era festa, ti scopavo come fossi una casta. Esatto, ti baciavo come fossi la Madonna sulla terra. L'ultima ragazza rimasta, quella che un po' ti fa uomo, ma che in fondo ti castra. La maledetta che incalza, la mia prossima mossa è lasciarti convivere con la mia indifferenza, nonostante presenza e corrisposta a mancanza, nonostante l'assenza si trasforma in speranza. Ti va se parliamo un po'? Sì, sì, parliamo. Ma non di noi, niente di personale. Però prima posso chiederti una cosa, se per caso senti qualcuno? No, ci sei solo tu qui. Sì, io intendevo per telefono, faccio fatica a credere che non senti proprio nessuno. A me che non ne vuoi, a me manco mi guardi. Perché quindi... dovrei sentire il bisogno di parlare con qualcuno se sto qui con te? Vabbè dai, ho capito, ho sbagliato serata. Certo, certo, perché tu non mi parli per giorni e poi mi lasci in una condizione disumana di solitudine perché te ne stai sempre chiusa nella tua stanza, ti cucini quando ho finito io, stai sempre a studiare o a guardare cazzate al computer, non t'ho mai manco sentita andare al cesso, cioè, dove cazzo la fai, in una busta?
Che cazzo ti ridi? Mi sevizi con strategie da cartello messicano. Guarda che me la vedo anch'io qualche serie, eh. Ciao, sono io quello che sta nell'altra stanza. Se preferisci possiamo parlare da qui. O magari no. Che sta situazione, sto cazzo di Covid, è dura per tutti, eh? Ti va di tornare di qua? Ti prego. Mi manchi. Domani. Allora, domani? A domani. Notte. Buonanotte. Torno da mio padre. Poi vado a stare un po' da mia madre, insomma. Non ho più una lira. Perché mi stringi così proprio adesso? Lei ha bisogno di un padre. Non voglio una figlia, non voglio una madre. Generazione che pende ma non cade, che prende senza dare.